sull'area dell'aeronautica militare di Via Lorina a affermare l'idea del bene comune. La vicenda del destino dell'area dell'aeronautica militare di Via Lorina, da oltre un quindicennio ridottasi a ben poca cosa dal punto di vista strategico-militare, continua a costituire un tema dirompente e conteso. Due giorni fa la notizia relativa agli orientamenti, dal loro punto di vista legittimi, espressi dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica di non considerare al momento oggetto di dismissione l'area in questione. Domenica l'intervento dell'onorevole Stefano Prestigiacomo è tornato a riconfermare l'esigenza di una smilitarizzazione del complesso dell'ex idroscalo in ragione delle prioritarie esigenze urbanistiche della città, motivate ormai dall'oggettivo riconoscimento dello scarso peso di funzionalità e finalità militare dell'area stessa. A distanza di 11 anni in cui il tema fu sollevato da Roberto Fai, aprendo un ampio confronto con l'opinione pubblica e le istituzioni, senza che l'idea venisse recepita e istituzionalmente perseguita da chi di competenza, questa vicenda costituisce un emblematico paradigma per interpretare le ragioni del fallimento della politica e dell'azione istituzionale. Sindaci, consiglieri comunali, parlamentari, eccetera. Senza andare lontano nel tempo, già l'azione avviata appena 4-5 anni fa dall'ex sindaco Garozzo di promuovere l'idea di militarizzare ulteriormente l'area con l'inserimento della caserma dei carabinieri attraverso l'assegnazione di qualche edificio dismesso da tempo dentro l'aeronautica era parso un segno di corto respiro, mentre sarebbe occorso avviare un serio confronto insieme a tutti i parlamentari nazionali direttamente con il ministro della difesa. Peccato che l'onorevole Prestigiacomo come senatore Alicata 3 anni fa non abbiano espresso gli attuali orientamenti. Oggi sarebbe questa l'iniziativa da intraprendere seriamente, direttamente con l'attuale ministro della difesa, Lorenzo Guerini. È venuto il momento di misurare sulla vicenda, a partire dal futuro dell'area in questione, la capacità della politica, delle istituzioni e delle classi dirigenti di offrire uno sguardo lungo sugli interessi prioritari che la città dovrebbe far prevalere per far affermare l'idea del bene comune rispetto a quelle che appaiono logiche parziali, che afferiscono a situazioni che hanno avuto anche una storia degna di significato e interesse, ma che oggi sono oggettivamente ridimensionate o esaurite, consumandosi nella salvaguardia di qualche rendita. Se tutti facessero prevalere questo metro di alta impersonalità nelle decisioni e orientamenti istituzionali, sarebbe la città intera a goderne i frutti. I carabinieri hanno diritto ad avere una caserma degna e non potrà essere all'interno dell'ex idroscalo né nell'attuale edificio di Via Letica. E occorre pertanto provvedere. Non vi è poi chi non veda come di fronte a un uso residuale di carattere militare dell'ex idroscalo, da oltre 15 anni l'assegnazione al comune di questa vastissima area, adeguatamente smilitarizzata, potrebbe significare per Siracusa una opportunità strategica davvero straordinaria, suggestiva e di alta produttività civile, urbana e sociale.